Mi viene da sorridere, io ho chiesto un po' a tutti dove le avesse portate queste dimissioni, perché visto che a me non le date, a Leone non le date, Pavone mi dice che non le ha ricevute, quindi non lo so, forse sarà dimesso da solo, però a me non risultano essere arrivate le dimissioni, anche perché per il mio carattere uno che si dimette sicuramente non rimane a pescare. Quindi adesso? e adesso dovrò parlare con lui perché io ieri purtroppo non c'ero e oggi non l'ho visto, l'ho appena intravisto quindi voglio parlare con lui perché se non è convinto di portare avanti questa squadra se questa squadra è scarsa è giusto che si li metta oggi, non il primo di settembre Presidente, ma lei si aspettava queste dichiarazioni di Zeman nella giornata di ieri? Sono state un po' dichiarazioni come dei fulmini a ciel sereno? No, a me sembra di essere su scherzi a parte veramente perché. Eh, ci sta tutto, ci sta, anche che possiamo vederla in maniera diversa, anzi sicuramente la vediamo in maniera diversa però siccome in, poi in campo eh, la squadra la mette lui e io non mi sono mai permesso di dire gioca uno o gioca l'altro, eh, quindi si deve prendere i meriti e i demeriti quando le cose non vanno bene, perché qui si rischia sempre ma questo è un malcomune eh, purtroppo di, di, di tutto l'ambiente degli allenatori, quando le cose vanno bene sono fenomeni gli allenatori quando le cose vanno male e sui i giocatori che non capiscono, o il presidente che ha comprato un giocatore sbagliato. Non si fa così. Secondo me funziona: un gruppo funziona se si va tutti dalla stessa parte. E secondo me, Zeman, ieri non è andato dalla stessa parte. Mi risponda sinceramente, presidente: a rischio e sonero, Zeman, questa sera? Ma io voglio parlare con lui. Ripeto, se, non, se lui non è convinto di questo gruppo, eh, che ci sta a far Pescara? La partita. La partita ha dimostrato invece che questo è un gruppo molto forte. Noi abbiamo due squadre che possono fare la Serie B, non una, perché ce n'è una che è fuori per vari motivi. E secondo me, a mio avviso, c'è bisogno magari qualche volta di dargli una carezza a questi ragazzi, e non solo schiaffi, perché qui prendiamo schiaffi tutti i giorni, e da parte di tutti, da parte del, del presidente che. che che lo fa molto spesso, da parte dell'allenatore che ci vive tutt tutti i giorni insieme, da parte del pubblico che deve aiutare la squadra quando gioca in casa soprattutto, perché poi Sebastiani può essere carabiniere, quello che vuole, ma eh, Sebastiani non va in campo quindi possono strillare quando vogliono. L'importante è che danno una mano ai giocatori che vanno in campo perché se, se è vero che siamo un, una piazza importante lo dobbiamo dimostrare dando una mano a questi ragazzi. A proposito della squadra, proprio ieri Zeman aveva detto che questa è una squadra che non ha nel sangue, nel suo DNA la voglia di vincere. Oggi, però, la squadra ha stretto i denti, ha sofferto, ha giocato un buon primo tempo, poi nella ripresa è riuscita comunque a fare quello che doveva per portare a casa i tre punti. Eh, evidentemente, eh, se voleva dargli una sterzata ai ragazzi ci è riuscito. Ma secondo me, questa è una squadra che comunque in questa categoria è sicuramente tra le prime otto in assoluto eh, per, per organico. Per, per il tipo di gioco che ha, io penso che anche le partite dove non siamo andati bene abbiamo sempre giocato. Poi io ieri nel passaggio del mister ho sentito anche un pezzettino di contraddizione, perché se questa squadra non gioca poi non si può dire che ci hanno messo sotto solo in tre, no? Vuol dire che è una squadra che gioca, vuol dire che è una squadra che è forte, che può meritare sicuramente una posizione di classifica diversa. I correttivi li deve dare lui, perché se li do io poi dopo divento io allenatore rispetto a quello che ha detto poco fa presidente però c'è un'altra cosa che non va rispetto alla gestione di oggi di Zeman perché è vero che c'erano degli infortunati però c'erano dei giocatori importanti in panchina, Zeman ha preferito fare 96 minuti con gli stessi 11, insomma si vede poche volte nel calcio. Ma questa è la dimostrazione che lui fa quello che vuole in campo e lui l'allenatore si prende le responsabilità oggi è andata bene e si prende anche i meriti che è andata bene, se magari non andava bene si prendeva i demeriti ma, ma il calcio funziona così meriti e demeriti sono di tutti non, è, non sono una volta degli allenatori meriti e i demeriti sono tutti i giocatori del Presidente. Purtroppo eh, noi devo ritornare su un, su un aspetto. Noi continuiamo a dare la colpa agli altri a, di tutto. La colpa è la nostra perché la situazione che oggi c'era nello stadio l'abbiamo creata noi con quella conferenza stampa di merda che ha fatto ieri. Punto. Presidente l'ultimissima tra quattro giorni si tornerà in campo ad Ascoli, eh, al Del Duca ci sarà Zeman in panchina. Questo si vedrà. Adesso voglio parlare col mister, non è, non è il momento di parlare dell'allenatore. Dell L'ultima da parte mia, volevo proprio capire se voleva le scuse di Zeman o voleva solo un chiarimento. Ma Sincero. Non c'è bisogno di scuse perché secondo me da uomini si, ci si affronta, si parla e si discute su quello che succede. Se ci sono problemi si affrontano. Siccome i problemi non ci sono probabilmente in questa società il problema più grosso è che non ci sono i problemi.